Salve a tutti, sono Brian Farey e benvenuti in questo nuovo video. Torniamo a fare vlog e ci ritorniamo con Forspoken. Cos'è Forspoken? Forspoken è un titolo uscito il 24 gennaio del 2023 su PS5 e PC, sviluppato da Luminous Production, Square Enix. Prima parliamo un attimo, molto in breve, di come siamo arrivati a Forspoken. Nel 2006 non c'era Final Fantasy vs 13 col Crystal Tool, ad un certo punto Final Fantasy vs 13 diventa Final Fantasy XV con Luminous Engine, sviluppato internamente da Square, diretto da Hajime Tabata. Hajime Tabata dirige, esce Final Fantasy XV, poi Tabata se ne va, la Business Division 2 diventa il Luminous Studio, che poi diventerà Luminous Production, e dopo aver fatto i DLC di Final Fantasy XV, quelli che sono rimasti, fanno Forspoken. Così, molto in breve. Ora, Forspoken sembra essere stato nell'ultimo periodo il punching ball, il capro espiatorio da parte di stampa e pubblico per parlare male di qualcosa. Come se fosse il titolo peggiore mai esistito sulla faccia della Terra, come se fosse il risultato più infimo di quello che è possibile avere oggi su console. E mi spiace constatare che la maggior parte di queste critiche non sta né in cielo e né in terra. Ora, partendo dal presupposto che esistono diverse tipologie di critiche, quelle basate sul gusto personale, che sono più che sacrosante, ognuno può avere il gusto che vuole, ognuno deve avere il proprio gusto su queste cose, e quelle che sembrano essere un po' più altisonanti e che sembrano dover colpire anche gli altri giocatori. Che è diverso dal dire questa cosa non mi piace, perché poi diventa questa cosa è pessima e se a te piace non capisci niente. Che succede spesso in gioco. Vabbè, ma lasciamo per. Ora, qual è il problema principale di Forspoken? Forspoken è pieno di difetti, ma sembra che abbia solo quelli. Forspoken ha un comparto tecnico pessimo, ha una storia che non è proprio sto granché, ha un open world che non è rivoluzionario in nessuna cosa, ma ha delle cose positive, principalmente il parkour e il gameplay. Partiamo da come la gente ha conosciuto Forspoken, tralasciando la campagna marketing, che comunque usare la campagna marketing per parlare di un gioco è un po' come utilizzare il video musicale per parlare male di una canzone. Però va bene. Tralasciando la campagna marketing, ma più che altro per i suoi due rinvii, perché il gioco doveva uscire a maggio, è stato rinviato ad ottobre e poi è uscito a gennaio, il gioco è stato fatto conoscere principalmente agli utenti con una demo, uscita prima dell'uscita del gioco, poi su PC uscita al Day One. La demo ti dava da subito tutto il gameplay, ma c'era uno scarso tutorial. E questa cosa mi ha fatto pensare al fatto che, ma scusa, la gente si lamenta perché non ti spiegano le cose? Ma allora, tu a cosa servi? Cioè, io capisco che un buon tutorial può aiutare nella progressione del prodotto, specialmente il prodotto finito, ma se io ho un gioco che voglio provare una dimostrazione, io penso di essere abbastanza capace, nella mia esperienza videoludica, di saper premere i tasti e di poter comprendere quello che fa ogni singolo tasto. Per esempio, due funzionalità nella demo non vengono spiegate. Cambiare le abilità e utilizzare il lazo, la sfrecciata, per arrampicarsi facilmente. Sta di fatto che mi sono messo a premere lì tutti i tasti, l'ho trovata qual è la combinazione corretta. Perché mi piace giocare e scoprire, perché scoprire non è solamente andare nel mondo, anche una funzionalità di gameplay può essere carina da scoprire. Sembra che tutti quanti con questo gioco volevano avere il tutorial di 12 ore. Tra l'altro nella demo, stiamo parlando di una demo, e quindi buona parte del pubblico ha giudicato il gioco insufficiente perché non ti spiegavano il gameplay. Che a me sembra una cosa così assurda, perché buona parte delle persone sono quelle che si lamentano che i giochi sono troppo semplici. Però poi volevano più cose nella demo. Poi vabbè, la demo è un prodotto incompleto, quindi lo mettiamo da parte. Esce il gioco, escono diverse tipologie di critiche, come detto prima. Quelle della stampa, che sembra aver utilizzato un sistema di valutazione corretta solo con sto gioco. Di solito i voti, per via della value production, vengono aumentati. Con sto gioco invece ci siamo mantenuti sul voto vero, sul voto quello che sembra essere il più all'unanimità corretto, col fatto che però la gente ora pensa che anche questo voto sia inflazionato. E poi abbiamo invece le critiche molto più terra-terra, le critiche di quelli che non hanno comprato il gioco. Perché il gioco costa troppo, perché il gioco ha un pacing orrendo, perché il gioco è diverso altre cose. Ora, tralasciando che ognuno con questi soldi fa quello che vuole. Però sono dell'idea che se non giochi un videogioco, parli in maniera parziale di un prodotto e soprattutto in ogni caso dovresti parlare della tua esperienza. Perché? Partiamo dalla critica dei soldi. Il prezzo di un gioco non è specchio della qualità dello stesso, è specchio dell'investimento che la Software House ha avuto dello stesso, è specchio di un progetto basato su quanto costa un videogioco nel generico, che va ad aumentare a scendere in base all'inflazione e in base a chi sta pubblicando il gioco. Forspoken costa 80 non perché sia il miglior gioco della storia, ma perché è un gioco only next gen esclusiva console PlayStation. Sì che adesso tutti i giochi next gen costeranno 80, ma Forspoken è uno dei primi third party ad aver abbracciato questa filosofia. Quindi non è perché il gioco magari poi è pessimo tecnicamente e così via, questo non c'entra col prezzo del gioco.
È come dire che un gioco Nintendo costa sempre 60, può essere un gioco meraviglioso come Mario Odyssey e può essere un gioco medio come Mario Strikers. Costruire entrambi lo stesso prezzo, non è che il prezzo valuta la qualità o l'investimento del prodotto in sé. È perché sono determinate software house e determinati criteri di pubblicazione che danno quel prezzo al gioco, è il metodo di investimento. No, non è che poi il gioco non è un dispositivo elettronico, non è l'iPhone che costa 300 euro a farlo e poi lo vendono a 1200. Con 80 euro noi stiamo dando parte del reintegro dello sviluppo del gioco, che si pensa possa essere la cifra corretta in base agli acquirenti di un gioco per rientrare nelle spese e averci un guadagno. Non è che con 80 euro stiamo dando di più rispetto al valore del gioco, rispetto a quanto è costato investirlo. Non lo so, col prezzo del gioco si sentono delle cose assurde. Poi ognuno dà il valore che vuole al videogioco, che comunque è un costrutto in base a quanto pagato in precedenza. Non è un valore effettivo. Su cosa lo basi il valore di un gioco? Su quante ore cammini? Su quante texture ci sono? Come faccio a capire una texture quanto costa? Capiamo che il costo del gioco è un costrutto che ci viene dato e che accettiamo e che abbiamo accettato nel corso del tempo. E ognuno dà il valore che vuole. Se uno vuole spendere 80 euro, 1000 euro in un singolo gioco, che lo faccia. Se uno vuole aspettare, spendere meno, o non vuole spendere affatto, pensa che quei soldi non ne valgano la pena, che lo faccia. Ma non si venga a dire che il gioco debba costare di meno perché magari qualitativamente, personalmente, è inferiore. Perché significa non aver capito come funziona il costo nel videogioco. Poi uno vorrebbe un metodo diverso di valutare. Sarebbe bellissimo. In realtà no. Se veramente il costo valesse in base alla qualità. Non è così. Quindi torniamo con i piedi per terra e parliamo di cose concrete. E ora parliamo invece di un'altra critica molto particolare. Ora, ho già detto che in diverse cose Forspoken lascia molto a desiderare. E una di queste, forse la maggiore di queste, è il pacing. Il pacing, il ritmo narrativo. Se contiamo una trama principale, che comunque non è tutto quello che si può fare nel gioco, di una media di 20 ore circa, per la prima metà abbiamo un solo incantesimo. Per poi sbloccare i rimanenti, tutti di botto, alla fine, senza senso. No, senza senso, non era per fare la citazione. Questa cosa viene usata come il gioco annoia prima, quindi è ingiocabile. Ora, magari questa è la più estrema che ho sentito, ma ne ho sentite parecchie dicendo che il gioco comunque, siccome annoia prima, allora è inutile giocarlo. No, questa qui è una critica personale, che può starci, ognuno dà il proprio valore al tempo e al fatto che possa annoiare un gioco che rimane stantio per buona parte della sua esperienza. Ma se parli in maniera reale, in maniera ufficiale, se fai una recensione di un gioco, la recensione devi farla sul gioco completo, su tutto. E devi dire, il gioco ha un problema di pacing. Il gioco ha un gameplay eccezionale, ma si sviluppa dopo un inizio molto lento, che potrebbe far annoiare i giocatori durante il suo corso. Che sono due cose totalmente diverse. Poi, lì sta al singolo, la recensione è un consiglio d'acquisto, lì poi sta al singolo dire... Ma io ci voglio spendere 10 ore di gioco comunque monotono prima che si sblocchi, magari lasciare per arrivare a quel punto. Sì, no, non ne vale la pena, ne vale la pena. E non, ah, siccome il gioco si apre dopo 4 ore, allora che schifo. Specialmente al fronte di chi sa questa cosa. Potevo capire una persona che non lo sa, una persona che dice, ma non si apre mai sto gioco, mi ha annoiato. Quello ok, è un'esperienza totalmente all'oscuro di tutto, ma è ovvio che si sta parlando di persone che sanno che il gioco si apre, si lamentano non della qualità infima della prima parte, ma si lamentano del fatto che si apre troppo tardi. Ed in quel caso, ripeto, è giusto lamentarsi che si apre troppo tardi? Sì, è giusto bocciare il gioco per questo? No, perché se no non stai parlando del gioco completo, ma solo di una parte, perché fa comodo. Quindi, sottolineo, sembra che Forspoken sia stato il punching ball più utilizzato, il capro espiatorio più utilizzato dell'ultimo periodo, per indicare come non si faccia un videogioco. Il videogioco è comunque un'esperienza di gameplay bellissima, specialmente ovviamente verso la fine in cui hai tutto sbloccato, in cui puoi fare tutte cose, e mi spiace innanzitutto perché con cosa poteva capitare se non con un gioco Square Enix, ma perché per quanto in certe cose Forspoken si merita il bacchettamento, si merita di essere rimproverato, non si merita la tipologia di odio che ha avuto, non si merita l'odio da parte delle persone che non lo hanno minimamente toccato, basandosi su delle esperienze parziali e su quanto visto al fronte di parlarne male. Perché se uno vuole parlare in maniera più generalista possibile di un gioco, dovrebbe voler non cercare solo il negativo. Se ogni cosa che vedo di un gioco è negativa, o il gioco è veramente una cosa ingiocabile, mai vista prima, assurda e tutti ne devono parlare male, oppure è un po' faziosa la cosa. È un po' faziosa la cosa.
sotto un certo punto di vista spero che questa cosa non ricapiti, o che se dovesse ricapitare, che possa essere vista in una maniera migliore sia dalla stampa specializzata sia dalle persone. Perché è brutto, quando vuoi parlare magari dell'effettiva poca qualità di certe cose del gioco, sentirsi rispondere sì è vero, fa tutto schifo. No, io ti sto parlando di un difetto, voglio il tuo parere. No, no, il gioco è tutto brutto. Oppure l'esatto opposto, parlare di una cosa bella nel videogioco e dire come fa a piacerti, non ne capisci niente. Non si riesce ad avere riscontro di un gioco perché sembra che le zone grigie si siano estinte da tempo. Un gioco deve essere forza meraviglioso oppure deve fare schifo totalmente. No, esistono dei giochi che stanno nel mezzo, esistono delle esperienze videoludiche che stanno in un bilico tra la sufficienza e l'ottimo, e sono quelle esperienze che stiamo dimenticando, perché il mondo videoludico ci riempie di troppi titoli con una value production altissima, che al 90% dei casi ci piacciono, ah, bellissimo, meraviglioso, che non significa niente, capolavoro della vita, assurdo, e se abbiamo un'esperienza comunque piacevole, ma inferiore rispetto a queste, allora il gioco sembra fare totalmente schifo. Non lo so, è una tipologia di pensiero che non accetto, e io spero che esistano molti più giochi così. Non tutti i titoli una volta usciti devono essere il capolavoro assoluto. Devono essere quella tipologia di esperienza che deve intrattenermi, deve piacere a me. Quelle 20, 30, 40, 50 ore di un gioco non eccelso, ma che è riuscito comunque a divertirmi. Se ci sono persone tra di voi che hanno giudicato in maniera affrettiva Forspoken, parliamone, cerchiamo di comprendere, cerchiamo di parlare di punti di forza e di debolezza del prodotto. Cambierò la vostra idea? No, non voglio cambiare la vostra idea. Voglio che la vostra idea si basi sul provato e non sul sentito dire, e che non si basi sul bocciare un prodotto perché ci sono delle cose che non vanno. Invece di essere tutto e soprattutto non solo bocciare un prodotto, ma parlarne male in maniera assoluta, che è ovviamente peggio. Va bene, detto questo, io vi ringrazio per essere stati presenti. Come al solito, se il video vi è piaciuto, iscrizione, like e condivisione, spread the knowledge, che è sempre la cosa più importante, e noi ci vediamo al prossimo video!